Amici carissimi del canale USS Consai, amici sportivi, ben ritrovati su Football Manager 2023, seconda puntata della nostra carriera, si spera di prolungarla. Il primo video è andato abbastanza bene, quindi siamo qui a farne un secondo per cercare di entrare più nel, come dire, nel vivo della nostra situazione di classifica, che come vedete non è felicissima, però non è neanche così disastrosa come si poteva pensare inizialmente, però... possiamo fare di meglio. Ci sono stati dei segnali positivi nelle ultime due uscite con questa formazione. Ringrazio Antonio Pennino, che saluto, che mi ha scritto un commento che effettivamente non fa una grinza, nel senso che siamo stati costretti a fare le cose un po' troppa premura, nel senso che abbiamo dovuto comprare gente a scatola chiusa perché eravamo senza completamente panchina, abbiamo poi dovuto inculcare un modulo che non era quello della squadra, e quindi le risposte iniziali non potevano che essere queste. Però io ripeto, sono abbastanza fiducioso e convinto che secondo me ci sono degli ottimi margini per salvarsi, questo è poco ma sicuro, perché quello è l'obiettivo, mantenere la categoria. E quindi, signori, adesso ci andiamo a spolpare altre tre partite della nostra carriera. Per il momento, ripeto, andando a guardare anche le finanze, siamo con 307.000 euro, ok, di spesa attuale. Abbiamo ancora, volendo, altri 83.000 euro da poter spendere in ingaggi, ma li vorrei tenere perché tanto siamo al 23 novembre, per gennaio vedere se magari possiamo acquistare qualcuno che ci possa alzare l'asticella a due secondi. La 14ª giornata si apre con Tarazona a Gernica. Tarazona è la nostra prossima avversaria in casa, e vi volevo anche dire, ragazzi, che non è da escludere il fatto che comunque noi non abbiamo staff, cioè zero totale, noi non abbiamo proprio staff, ragazzi, cioè mancano i preparatori, manca tutto, osservatori, non abbiamo nulla, cioè nulla, e non abbiamo nemmeno, ragazzi, le possibilità per poterli pagare. Quindi ora io mi dovrò impegnare un attimino per andare a prendere un po' di spazzatura qua e là che ci ricopre determinati ruoli, e cercare di, come dire, tappare più buchi possibili, ripeto, per salvare la situazione, perché non è che posso fare le cose io, eh. Allora, i ragazzi ovviamente li facciamo caricare. Voglio una vittoria che interrompa la striscia negativa. Qualcuno risponde, qualcun altro, vediamo i centrocampisti, li riesco all'attaccante magari, vai, dimostri. Niente, vabbè, sono abbastanza, ancora non hanno molta fiducia in me, quindi questa fiducia la miglioreremo appena arriveranno un paio di risultati positivi. E anche, ma soprattutto, dobbiamo migliorare sul piano del gioco, ragazzi. Mi aspetto che miglioriamo sul piano del gioco. Vediamo che succede. Reynoso allarga per Cordovin, che lo vede un po' spaesatello al solito. Iker che si fa secco. Queste amnesie difensive a me non mi piacciono. Però non ci bagniamo prima di piovere. Comunque hanno avuto già la prima occasione dopo 5 minuti. Noi ancora 0. Magari mettiamola con la mentalità equilibrata. Ma non esce. Eh no, raga, però se il portiere... Dio santo, ma il portiere nemmeno esce. Che 1-0 e palla al centro, ragazzi. 1-0 e palla al centro, raga. Ma che intenzione abbiamo? Grande. Cambeiro. Arbeloa. Cordovin, passa dietro, bravo. A lanciare dove non c'è nessuno. João Martinez. Giulio Martinez. Keller. Questi giocano ovviamente meglio. Guarda qua. Madonna. 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 Allora, vediamo un attimino le... No, devi stare con la difesa più alta. Abbiamo un attaccante che comunque non prende palla, eh. Mamma mia, ragazzi. 2-0. Mamma mia, ragazzi.
Che tristezza. Ma che tristezza. Che tristezza, ragazzi. Mamma mia, che tristezza. È triste. Quest'anno vedo che Football Manager è molto, va da Iker 6.2, i centrali 6.3, 6.2. Palle lunghe e nessuno le riceve. Boom inesistente, ragazzi, oggi. Boom è proprio inesistente. Ma qui ora cominciano a scattare anche le multe, ragazzi. E uscire vivi entra Marcos Garcia. Che disincantato. Questo è disincantato. Ma a chi la diamo questa palla? Non abbiamo idee. Guarda Iker, ma come fai? Come fai a giocare così, frate? Impalpabili, proprio impalpabili. Una situazione scandalosa. Ho accettato una sfida improponibile, ragazzi. Improponibile questa sfida, ragazzi. Ma da qualche parte dovevamo pure iniziare. Non è che potevamo stare lì a guardare, cioè. E poi non è. Guarda, ma non è fuori gioco. Tutti lanci lunghi. Basta con sti cazzo di lanci lunghi! Dai, dai, facciamo un'azione degna di nota. Una, bella questa palla. Mettila al centro. Grande. Grande, grande. Porca miseria. Rivediamolo perché è anche un bel gol. Andoni Perez al centro. Guarda qui, per uno che almeno la porta la vede. La prima volta che vediamo la porta. Dai, dai, incoraggia, incoraggia. Incoraggia. Reynoso. Arbeloa. Ci siamo svegliati? Forse è troppo tardi? Attenzione. No! E la riacciuffiamo al 74esimo. Oh, dopo... 2 ore e mezza de coma. Rivediamo un attimino. Dopo 2 ore e mezza de coma. Oh, guarda questi, va. Va, 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 va. Sì, che gol che ha fatto Peresino. Mamma mia, che gol, eh. Facciamo uscire un attimino. Chi è che ha quello lì a 6.1? Reynoso. Entra Gomez. Iker è saltato di testa, ragazzi. Iker ha saltato di testa. Non ci sto credendo. Ha preso una palla. Attenzione, che questi sono un attimo. Sono in balia. Attenzione, colpaccio. Proviamo il colpaccio. Sfondala. Aprila. Agguantala. Va bene, ce lo prendiamo questo punto. Fuori casa, sul 2-0. Abbiamo tenuto a distanza l'ultima in classifica e l'ultima posizione. Grandiosa riprendervi. Ok. Molto allegro. Va bene. Il primo tempo da cancellare. Dimentichiamolo. Dimentichiamolo. Guardiamo al secondo tempo. Super sub. Guardiamolo al secondo tempo. La squadra della Vesby senza allenatore pare... Ah, erano pure senza allenatore questi. La squadra priva di allenatore appare... Come prima di allenatore? Si allenano fra di loro. Va bene, va. Allora, ragazzi, purtroppo, nonostante io abbia messo annunci, nonostante abbia... Ecco, che portiere si è infortunato per 6-8 giorni. Nonostante abbia fatto richieste di qualunque genere, con minima richiesta di stipendio, di tetto di contratto, niente, niente sul fronte occidentale. Non c'è assolutamente... da fare nulla. La società ovviamente mi ha fatto negativa, nel senso che non hanno intenzione di darmi altri soldi, anche perché soldi mi pare che sarebbe deleterio chiedere in una società che già è senza praticamente lo staff, e di contro ovviamente non ho trovato nessuno, nemmeno fra quelli svincolati più scarsi che ci sono, che si accolga uno stipendio di 31.000 euro. Ma il minimo che mi chiedono è 115.000 euro, ragazzi.
ma di che stiamo a parlare? Quindi improponibile per il momento la cosa. Comunque, consideriamo questa squadra al momento come un trampolino di lancio per qualcosa di meglio. Cominciamo a fare esperienza. Ovviamente non mi permetto nemmeno di chiedergli se mi fanno ottenere il patentino, perché guardate, posso anche chiedere, ma mi manderanno a quel paese. Vuoi davvero che chiedere alla dirigenza? Sì, chiedo alla dirigenza il patentino C nazionale. Mi faranno sapere a più presto, ma sono quasi convinto che ci manderanno a quel a Baffa. Rifiutato, ma ci mancherebbe altro. Quindi mi rifiuteranno anche il patentino, perché devono pagarmelo. Allora, signori, comunque, abbiamo una partita in casa da rispettare. Abbiamo il Tarazona che è dodicesimo, noi siamo quindicesimi, siamo a 3 punti dalla salvezza al momento, quindi vediamo come va la situazione. Mantengo la formazione così com'è, avremo Sancho che però fa l'attaccante, quindi no, bisogno di un portiere, bisogno di Regal, scusami, ma io portiere quindi non ne ho. Ai 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 ragazzi, la vedo molto male. Pedro Sancho è portiere? Vi risulta che sia portiere? Questo sì, è portiere. Mamma mia, però ragazzi, guardate che mamma mia. Non ci possiamo permettere nemmeno di stare senza portiere. Questo com'è invece? Cioè ragazzi, guardate con quale portiere giochiamo noi. Cioè voglio fargli una fotografia. Cioè, guardate con quale portiere giochiamo noi. Cioè, vabbè, è normale che poi prendiamo 70 gol. Voglio vedere, ci sono dei miglioramenti. Mi piacerebbe rivedere il secondo tempo della partita scorsa. Campo di patate, signori, oggi all'Agronies. Un campo di patate. Ma che cosa hanno fatto sto campo? La palla è gialla, quindi nevica da queste parti. A posto. Già noi siamo senza allenamento. In più giocano al gelo, si sfrantumeranno le ossa. Attenzione! Attenzione, si sfrantumeranno le ossa. Vabbè. Allora, l'obiettivo è non farle arrivare a tirare, eh? Perché è come se ci fosse mio nonno in porta in questo momento. Ma poi, ehi, aggressività alle stelle da queste parti. Attenzione, però abbiamo un atteggiamento positivo. Bella questa palla. Keita. Angolo per il Gronies. Per adesso, signori, stiamo giocando ad una porta. Il che va bene. Il che va bene. Un altro calcio d'angolo, bene così. Manteniamo alta la pressione, come ci dicono qua dalla regia. Cordoben. Sul primo palo destinato a nessuno. Reinoso. Ancora per Cordoben che si fa trovare lì, pronto a ricevere il pallone e il tiro. È incredibile. Viene da una sconfitta casalinga per 1-0. Attenzione, non lo fare tirare. Avete visto il portiere, no? Giochiamo con un fantasma in porta, ragazzi. Ai ai ai. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Dobbiamo resistere. Minchia, l'ha presa, ragazzi. L'ha presa. Mi aspettavo, non lo so, che gli carambolasse fuori dalle mani. E adesso questi si sono accorti. Qualcuno gli avrà mandato un messaggio e gli ha detto: tirate in porta perché non hanno nessuno. Hanno il figlio del mugnaio in porta. Attenzione, Carrasco! Carrasco! Che ha Sancho a forma di figlio del mugnaio! Vediamo se me ne devo pentire subito. Ha reso. I ripari. Mamma mia, ragazzi. Incoraggiamo. Dai, ragazzi, che si può fare. Si può fare anche in maniera sporca, con un colpo, non lo so, di culo, non lo so, qualunque cosa. Una palla che carambola nello stinco, nell'anca, cioè, non lo so, nella stampella. Mi va bene tutto. 0-0 primo tempo, 0 gradi, ci sono ventilato, quindi un 0 gradi ventilato. Sono deluso, no, finora sta andando bene, continuate così, non possiamo vincere se non tiriamo, è stato uno spettacolo davvero deludente, no, non li voglio fare innervosire ancora. Perché quello è, come dimostrano i numeri, fatemi vedere qualcosa di meglio nel secondo tempo. Assolutamente bella reazione. Vai! Vai, vai, vai. Gnali. E allora un punto gli va bene qui, non è neanche ci provano, dico.
Vabbè, comunque i voti per adesso sono buoni. Eccezione fatta per Perez, che là davanti non ha toccato ancora la palla. Facciamo attenzione. Deviazione in angolo. Questi attaccano, ragazzi. Attaccano sempre loro. Oh, eravamo partiti bene. Ma infatti, ma il nostro problema è la tenuta fisica. Cioè, è la tenuta atletica. Non avendo chi ci allena, cioè, non reggiamo più di tanto. Non possiamo pretendere. Poi cominciamo con i lanci lunghi e finita la partita. Ti prego. Ti prego. Vabbè. Calcio di rigore. Signore, calcio di rigore. Ci va Perez. Ci va Perez. In bucala. Al 76esimo. Suona. Sa di rapina. Gran gol. Sa di rapina. Ma mia, che cazzo di gol ha fatto. Come, terza rete per lui nella stagione. Sa di rapina questo gol. Rivediamolo. E la schiaccia proprio lì, signori. Incredibile. 1-0. Abbiamo avuto il coraggio di passare in vantaggio. Attenzione. Sanz. E hanno azzoppato un altro giocatore. Siccome noi ne abbiamo tanti, d'altronde. Ecco, calcio di rigore. Calcio di rigore. Sarà Sancho l'eroe della nostra giornata, signori? Il figlio del mugnaio? Sarà lui a togliere le castagne dal fuoco? Cazzo, l'aveva presa! L'aveva pure presa, signori! Non ci sto credendo. Fatemelo rivedere, signori, perché stava per entrare nella storia. Sancho. Mani di paglia, ragazzi. Vabbè, è andata così. 89 sul cronometro, 5 minuti di recupero. Ma attenzione, perché questa partita è tutt'altro che finita. Ci può riservare qualche sorpresa nel finale. Se evitassimo questi lanci lunghi di merda. Ok. Attenzione, perché dall'altra parte vedo un uomo solo. Se avessimo 2 secondi di intelligenza. Che non abbiamo. Sancho? Sancho, non è che stai per fare quella cosa che penso, no? Ributtagliela addosso all'avversario. Minchia. Anche la potenza. Vabbè, ma lui è figlio di agricoltore, quindi è forte. Mangia in maniera sana, robusta. Ecco, ha reso, se ne va da solo. Sancho fa il miracolo! Incredibile, signori! Miracolo di Sancho al 94esimo minuto e si becca la palma del migliore in campo. Meno male. Vabbè, signori, se noi ci dobbiamo accontentare di un punticino alla volta, che vi devo dire? Non ci basta, non ci basta. Ma ripeto, il problema secondo me non sono neanche i giocatori, perché questi, se allenati discretamente bene, potrebbero fare qualcosa di meglio. Non possiamo fare granché. Ora contro chi giochiamo? Contro il San Juan. San Juan in trasferta. Dov'è il San Juan? Per esempio. Mi fate vedere la situazione della squadra? Calendario competizioni. Il San Juan, ragazzi, è quarto in classifica. Che ve lo dico a fare? Cioè, almeno recuperiamo il portiere, dico. Dio, almeno dico... Ci presentiamo alla pari. Anche se Sancho, vi devo dire che questa partita non è stato il problema. Cioè, la dirigenza mi dà la sufficienza. Riconosce che non puoi ancora avere un quadro completo della situazione. Grazie. Ma che situazione mi devo aspettare, secondo voi? Cioè, un quadro così... Questo quadro è da film di Hitchcock. Non è che c'è tanto da vedere. La squadra si comporterà sotto la tua gestione prima di trarre conclusione sui tuoi risultati complessivi. E io vi ringrazio di questo, perché pensavate che arrivassi io e vi portassi in cima alla classifica senza staff, senza soldi. Ho capito. Vediamoci per il prepartita di San Juan, va. Allora, vi dico solamente che l'allenatore del San Juan è Bebeto, ragazzi. Non so se vi ricordate Bebeto, Brasile. Quelli giovanissimi non se lo ricorderanno, mondiali USA 94. Non ripongo molte speranze nella vittoria e nella partita di oggi, però sai com'è. Dico, recuperiamo comunque il portiere. Quindi alla fine, questa è la formazione che ho scelto già prima di riprendere la linea, il collegamento, perché secondo me la formazione migliore che abbiamo. Tra le altre cose, in porta non abbiamo nessuno. Cioè, non abbiamo nessuno come secondo portiere.
Quindi dobbiamo necessariamente trovare un secondo portiere, e cosa che mi metterò subito a fare dopo questa partita, che è l'ultima del video di oggi, signori. Non ho, voglio fare video lunghissimi, quindi ci godremo la serie, se sarà una serie, perché mi auguro che voi me lo farete sapere con i vostri feed in maniera molto tranquilla. E vediamo come va. Vediamo come va. Io metterei mentalità equilibrella. Tutti verdi sono, ragazzi. Com'è che in questo campionato, a parte noi, sono tutti quanti verdi? Boh. Parte forse il contropiede. Samu Perez. Samu Perez comincia la cavalcata. Entra dentro l'area di rigore. Si fa tutto il campo. Mette al centro. E la parata di Angel. Ma, signori, al 12° minuto arriva il primo tiro in porta. E indovinate di chi è? Nostro! La tattica comincia a farsi sentire. E la tenuta atletica che un po' mi preoccupa. Però vabbè, quella ci arriviamo, non lo so, come, con quali mezzi. Ci vediamo noi ogni settimana, due volte a settimana, al campetto comunale, alla piazza. E ci facciamo l'allenamento. Vera fuori gioco. Abbiamo i birilli che li ho comprati io. Le casacche le ho comprate io. Che la società non ci ha dato niente. E poi la domenica ci presentiamo con la mia macchina. Tutti veniamo con la mia macchina. Non è fuori gioco questo, vero? Non era fuori gioco? No. Vabbè, passiamo in svantaggio. Non era fuori gioco quanto una casa. No, erano tenuti dal mitico Viti, signori. Già ormai lo conosco ancora prima di cliccare. Dal mitico Viti. Io nel frattempo, quando non siamo collegati, qualcosa comunque la modifico, non è che rimaniamo così. Il problema è che non voglio toccare troppo, perché sennò già questi sono confusi e ancora la formazione manca, la conosco. Mi metto pure a scombinare i piani, questi non la impareranno mai la formazione. Attenzione. Mamma mia, bravo, bravo Arbelò, bravo Arbelò. Però di giocare stiamo giocando. Il problema secondo me è fondamentalmente che non abbiamo dei ricambi di un certo tipo, e non abbiamo soprattutto l'allenamento. E poi la squadra comunque non è che non c'è, c'è. Secondo me giochiamo molto meglio con questo modulo. Manchia. Si addormenta un attimo sul pallone Arbeloa. Valleio. La vogliono chiudere. Speriamo di no. Ancora Valleio che apre, mette al centro, colpo di testa, la palla che scheggia il palo esterno. Incredibile, signori, incredibile. Domanda di più. Facciamo uscire Marcos Garcia, ma il problema è chi facciamo entrare? A Gomez posso far entrare. È l'unico. L'unico. Valleio, una vera spina nel fianco. Aveva fatto il miracolo. Aveva fatto il miracolo Gonzalo, ragazzi. Rivediamo, perché qui aveva fatto un gran miracolo. È la nostra difesa che dorme. Guarda che palla che gli ha preso. Guarda, quei due. È la nostra difesa che dorme, ragazzi. 2-0 al 60°. Mentalità offensiva. Incoraggio. Ma la vedo. Ecco, un altro che si è infortunato. Raga, però così, se ci mettono pure gli infortuni, qui non la recuperiamo più sta storia. No? Ci sta. Anzi, per quello che dico, per quello che stiamo facendo, nel senso, per quello che siamo. E vabbè, qua si fa anche il terzo. Gioco, partita, game, set, arrivederci, grazie. Ma non sono queste le partite che dobbiamo vincere noi. Non è che possiamo pretendere di vincere le partite con la seconda in classifica. Guarda, qui ci taglia. Cioè, ciao. Va bene, cioè, va male. Dico va bene così perché, però siamo messi male. Mi aspetto di vedervi tutti dove? In pizzeria, probabilmente. Ci possiamo vedere. Non abbiamo manco probabilmente il campo d'allenamento. Vabbè, comunque, ragazzi, per il momento è così. Dobbiamo sperare in qualche miracolo, che magari i giocatori apprendano il prima possibile la tattica. Io dei movimenti li inizio a vedere.
però purtroppo ancora non siamo in grado di poter, come dire, gestire determinate partite contro avversari nettamente più attrezzati di noi. Comunque, fatemi sapere ovviamente la vostra, datemi qualche suggerimento, ditemi voi cosa fareste al posto mio nei commenti, e like, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!